Chiedono chiarezza e trasparenza sulle decisioni prese dai consigli d'amministrazione delle banche in cui hanno deciso di investire i loro risparmi. Sono i piccoli azionisti che si sono rivolti all'ADOC, l'Associazione Difesa Orientamento Consumatori, per vedere tutelati i loro interessi. Da una parte i colossi della Banca Popolare di Bari e della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, che negli ultimi anni hanno fatto registrare bilanci in perdita, dall'altra i piccoli risparmiatori, che temono di vedere andare in fumo i sacrifici di una vita. Non ci sono comuni... Comunicazioni ufficiali dicono dall'ADOC di Andrea Trani Corato e il silenzio sulla situazione economica delle due banche non è più sostenibile. Si tratta di una situazione che, nella maggior parte dei casi, presenta dei contorni di drammaticità. Eh, la sensazione di tutti i risparmiatori che si sono rivolti alla nostra associazione non è tanto quello di aver subito una perdita a seguito di un investimento proposto dalla banca, quanto piuttosto quello di aver mh, perso diciamo, le intere somme investite. Somme che eh, gli stati Avevano messo da parte per il futuro dei propri figli o comunque per magari mh, assicurarsi una vecchiaia un po' più tranquilla o addirittura soldi derivanti dalle loro liquidazioni, quindi frutto di una vita di lavoro. A fronte delle perdite subite per scelte aziendali poco oculate, i consigli d'amministrazione avrebbero addirittura aumentato i propri compensi. I piccoli risparmiatori invece a causa della cosiddetta illiquidità non possono dismettere i loro titoli azionari eppure sostengono dall'ADOC c'è chi è riuscito a farlo sfruttando corsie preferenziali su cui ora sta indagando la magistratura penale. Noi eh, ovviamente ci siamo rivolti alla magistratura penale affinché possa fare chiarezza sulla vicenda e soprattutto affinché possa dare una risposta al motivo eh, per cui eh, alcuni azionisti siano stati preferiti a degli altri, a molti altri, nella vendita delle azioni. Eh, Sappiamo che a breve ci sarà l'approvazione del bilancio 2016 che a nostro parere è un'approvazione un po' particolare visto che le banche hanno purtroppo preferito eh, investire in spot pubblicitari e eh, aumentarsi i compensi dei vertici delle banche piuttosto che destinare quelle risorse a chi ne avesse ovviamente bisogno. L'invito agli azionisti in difficoltà, rivolto anche alle associazioni dei consumatori, è quello di unire le forze per meglio tutelare i risparmiatori e la fiducia verso il sistema bancario italiano.